Apriamoci alla luce Il di Cristo e l'invito rivolto odierno dal Papa ai fedeli arrivati ci numerosi in piazza San Pietro per la preghiera dell'Angelus. Commentando il Vangelo della guarigione del cieco nato, Papa Francesco ha messo in evidenza il cammino di fede che porta quell'uomo a credere in Gesù ed alla luce divina che lo guarisce. Al contrario, ha notato il Papa, i farisei sprofondano sempre di più nella cecità interiore. E così a volte è anche la nostra vita. Dall'alto del nostro orgoglio, come farisei, giudichiamo perfino Dio. Oggi però, ha detto il Papa, siamo invitati ad aprirci alla luce di Cristo per portare frutto nella nostra vita, per eliminare i comportamenti che non sono cristiani, per camminare decisamente sulla via della santità. E nel cammino di preparazione alla Pasqua, con la preghiera e la carità verso il prossimo, dobbiamo ravvivare il dono ricevuto con il battesimo. Dopo l'Angelus, il Papa ha salutato diversi gruppi di fedeli e pellegrini, e tra questi i militari italiani che hanno compiuto un pellegrinaggio da Loreto a Roma, auspicando una pacifica e giusta risoluzione di tutte le contese. Discussione,